Il bevitore non c'è. Vedi. Che c'era uno che si è addormentato. Oh! Ho capito che è la prima volta che ha portato i crisantemi, uno per uno tutti quanti, i suoi amici astemi, ridevano il paese, guardate nel palazzo, li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo. Strano caso, niente male del longevo bevitore, che risponde al funerale del suo povero dottore. Ricco non lo era, non mi pare a prima vista, ma è provato che lo furono il suo tabaccaio e il suo barista, almeno fino a quando non persero la vita, nel suo stesso ultimando sotto un whisky con la pipa. Gli diceva suo fratello, che era attore di film porno, perlomeno non fumare 3 pacchetti al giorno, ma quando ci rimase secco in un incidente di lavoro, lui fumò per la tristezza 4 stecche di Marlboro. Suo cugino, poveretto, era un sano corridore, gli rimproverava spesso questa febbre da liquore, almeno fino a quando non ci lasciò le penne, spiaccicato sotto un camion di una birra di Betlemme. Forse, maestro, si trattava di birra di Betlemme. Questa versione di Tony, la birra di Betlemme, è bellissima, guarda. Per l'ongevo che ha portato i crisantemi, uno per uno tutti quanti, i suoi amici astemi, ridevano in paese, guardate le panazzo, li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo. La sua moglie, che scomparsa, faceva le scintille. Torna a casa in piedi, brutta razza di imbecille! E c'è da dire che non era un uomo molto permaloso. Alle offese rispondeva con un sorsetto veleno. Alle messe presenziava con fedelissimo rigore. Aveva un amore sacrosanto per il sangue del Signore. Il prete redarguiva. La tua condotta verrà punita! Questo disse fino a quando non passò migliore vita. Il maresciallo, che restava chiunque amasse la cantina, ci rimase bello freddo durante una rapina. Inciampò dentro un negozio inseguendo 2 banditi e cadde morto sotto lo scaffale dei passiti. Il suo capo di lavoro era una persona intransigente. Se ti pago non puoi essere ubriaco permanente. Ma lui niente, tutti i giorni al lavoro andava storto. E il suo capo indovinà come gli altri. C'era l'onzemo che ha portato i crisantemi, uno per uno tutti quanti, i suoi amici astemi, ridevano in paese, guardatelo, il palazzo, li ha seppelliti tutti quanti, uno alla volta, cazzo! Al finale, il finalone. Ora se ne sta seduto da solo come un cane, col cappello e con la pipa sopra 4 damigiane. Ha compiuto 100 anni, se non sbaglio l'altro ieri, io gli ho chiesto, come hai fatto? Lui, raboccando 2 bicchieri, mi ha detto: ogni giorno, dalle 8 fino alle 6, io fumo tanto e bevo bene e mi faccio i cazzi miei. Il bevitore longevo che ha portato i crisantemi, uno per uno tutti quanti, i suoi amici esteri, vivevano in paese, guardatelo il palazzo, gli ha seppellito tutti quanti, una volta cazzo. Grazie Piero, siamo ormai verso la fine di questo programma, il programma che si diceva negli anni 60.